Sempre in diretta dal Salone Internazionale del Libro di Torino, nello spazio dedicato alla Book Sprint Edizioni e dei suoi autori. Siamo in compagnia di Rino Palmieri. Buonasera Rino, benvenuto qui nel nostro spazio. Come grazie, va? Grazie di cuore. Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Ma prima, durante... stavamo mandando la sigla della nostra... giustamente nel nostro spazio dedicato della Book Sprint Edizioni ai nostri autori, però vedevo che te ridevi. Cosa ridevi guardando tua moglie? Che cosa faceva? Imitava? Beh sì, qui c'è tante cose che si vedono, possono suggerire degli spunti comici. È quindi vero. D'altra parte qui siamo in allegria, voglio dire. Esattamente. Non c'è preoccupazione, non c'è... No, un versamento pesante da fare, soprattutto considerando genere. Le tematiche che riscontro nel tuo libro di cui parleremo sì. adesso. No, è anche molto bello vedere che ovviamente tua figlia era simpaticissima, che era anche un po' preoccupata, guardava, cercava di capire un po' la situazione, sì. però è anche bello questo legame tra padre se e figlia. Se il padre fa la sua figura. Oppure no, ma io credo no. che la farà tranquillamente. Bene, allora entriamo subito nel vivo delle sì. argomentazioni da trattare oggi. Il libro di Rino Palmieri, Pensieri in libertà. Ciò che mi ha colpito della tua copertina è che al di sotto del titolo principale, ecco, lo voglio far vedere casomai in camera, colgo l'occasione però di prendere anche il tuo di libro, perché ci sono delle domande in effetti che tu hai posto al di sotto del titolo. Creare lavoro o creare profitto? L'imprenditore al guinzaglio, perché muoiono le scorte? Antisemitismo, perché? Ci sono tanti interrogativi che vengono affrontati nel sì, tuo libro, sì, sì, interrogativi sì. importanti, sì. di spessore. Vogliamo iniziare a parlare, come mai hai deciso? Il libro è nato con l'articolo creare lavoro o creare profitto, perché si assiste in campo nazionale, nella classe politica, anche perfino fino al Presidente della Repubblica, l'invocazione del lavoro, perché ci sono i giovani che sono disoccupati per tanti motivi, cassa integrazione che hanno creato ulteriori disoccupati, eccetera. Io sostengo invece che l'invocazione a creare lavoro non è pertinente. In che senso? Perché il lavoro non nasce così come un fiore che sboccia dal terreno. Il lavoro nasce soltanto quando un imprenditore individua un'opportunità di guadagno e allora si impegna, investe capitali, eccetera, e assume anche collaboratori per realizzare quei prodotti sui quali guadagnerà. Quindi il lavoro è una variabile dipendente dalla ricerca e dall'ottenimento del profitto, perché se il datore di lavoro non individua il profitto non va in perdita, anche perché quel capitale che ha investito inizialmente deve poter rientrare attraverso il guadagno sì. per poter continuare l'attività anche nell'interesse del lavoratore. E continuare nell'investimento. Che significa questo? Che la cosa fondamentale è quella di ricercare nuovi mercati, soprattutto all'estero, perché l'Italia, per quanto sia è una popolazione di 60 milioni, non può competere come mercato con una Cina da 1.300.000 persone. Vabbè, sono realtà completamente diverse. Per l'India, sì. eccetera. E allora deve cercare di trovare questo lavoro nei mercati esterni. Coloro, queste imprese che vivono già oggi di esportazione, 60, 70, 90%, come a volte vengono intervistate, dicono che loro esportando non hanno nessuna crisi. Quindi non hanno crisi, nel senso che producono, incassano e sì. continuano a produrre, mentre altrove altre aziende che vivono solo del mercato interno o vanno in Cina oppure chiudono mettendo in cassa integrazione i lavoratori. Ma questo discorso comunque economico che si sposta molto in Cina è dovuto al fatto che non tanto della scarsa qualità dei prodotti, io non credo che si riferisca a questo, ma al fatto che la produzione di tali prodotti, quindi la forza lavoro che in Cina è decisamente meglio organizzata rispetto all'Italia. Sì, sì, certamente. Io dico la forza lavoro, per quanto sia possibile, deve rimanere in Italia. E in questo senso, in qualche parte del libro critico anche il fatto di, e qui io sono nell'utopia poi, la cassa integrazione secondo me non va data all'operaio che viene messo fuori, libero,
libero magari di fare anche attività che quasi sempre sono dal nero a scapito del lavoro giovanile, ma dovrebbero essere date all'impresa per consentire all'impresa di risparmiare sul costo della manodopera, e quindi è una cassa integrazione che consente alla manodopera di continuare a lavorare anziché di stare disoccupata e far chiudere l'azienda. Qualora però questa forza lavoro si trovasse quindi in un'azienda, è una cassa integrazione che volte dà lavoro, io la do in quanto esiste un lavoratore che prende una parte dei soldi dal datore di lavoro e una parte dal governo, sia pure per un periodo definito, ovviamente non all'infinito, sì, ma dare tempo al datore di lavoro di ristrutturare, di continuare a lavorare mentre ristruttura, acquista nuovi impianti, insomma continua a vivere, perché il datore di lavoro un non chiede altro che del di denaro, andare capito, avanti. Sì. Anche quando le cose vanno male, il datore di lavoro nell'impresa mette la propria vita. E in questo senso io mi ricollego all'imprenditore al guinzaglio. Io definisco l'imprenditore come una specie di animale un po' selvaggio che, se lasciato libero, è capace di fare danno, è capace di inquinare l'aria, è capace di dare ai collaboratori cifre che non sono idonee alla dignità del lavoratore, è capace di fare delle efferatezze, per così dire. E allora si potrebbe dire, ma l'imprenditore che ce ne facciamo? Noi basta che carichiamo il governo di aprire fabbriche e non c'è nessun imprenditore da cui salvarsi. E io osservo però che soltanto l'imprenditore, la figura singola dell'imprenditore, è la garanzia di nuove iniziative. L'imprenditore fa delle prove, prova, spende e finalmente, quando vede che c'è una prospettiva di guadagno, investe e assume. A quel punto l'imprenditore, se va bene, nel senso che la sua attività funziona, è costretto dalla comunità a pagare le tasse e quindi in qualche modo a restituire parte del guadagno alla società che gli consente di fare quell'attività. Ecco, quindi se il datore di lavoro è tenuto al guinzaglio, nel senso che gli si proibisce di inquinare, gli si proibisce altre iniziative, che so, di importare, per dire, un prodotto dall'Africa pagandolo cifre ridicole a gente che rimane sul posto nelle condizioni di miseria in cui si trova. Sì, quindi sicuramente non condizioni agevoli. Se il conditore viene regolato, il senso della parola al guinzaglio, sì, è un cane valido, però devo stare attento che altrimenti potrebbe mordere. Potrebbe avere un impeto. Allora il conditore, ben venga l'imprenditore, perché se siamo capaci di tenerlo al guinzaglio, l'imprenditore fa del bene a sé e fa del bene alla società nella quale vive. Sicuramente è un punto di vista molto articolato quello che hai trattato nel tuo libro, e non è facile parlare, da discuterne qui. Sì, infatti. Però c'è una cosa che invece ho avuto modo di leggere del tuo libro insieme a te e che mette in evidenza un altro aspetto che probabilmente uno non si aspetta di trovare all'interno del tuo libro, ovvero una poesia bellissima d'amore dedicata a tua moglie. Vorrei che tu me la leggessi. Mi ricordo anche la pagina, pagina 37. Ma l'hai letta allora? Me l'hai apprezzata? Sì, l'ho apprezzata, sì. Letta. Sì. Ecco qua. Ma io ne ho messe 4-5 di poesie nel testo per alleggerire un po' il contenuto, che certo, non sia il contenuto, le tematiche di cui si parla. Insomma, ecco. Di cui si parla, sì. Scusa che metto un momento gli occhiali. Sistemiamo un attimo gli occhiali. Ecco qua, prego. Allora, questa poesia è dedicata alla mia moglie, purtroppo defunta da circa 3 anni. E si intitola Pina, che è il nome di mia moglie. Moglie. Ricordi d'amore. E comincia così. Voglio amarti così, assai teneramente, un dimi di sepina. Or che mi viene in mente, fare all'amor con te un pensiero frequente, il primo bacio però sarà tuo, dissi timidamente. Trascorse così la vita, calati nel dolce sentimento, baci e carezze rendevan viva ogni momento, rendevan vivo, chiedo scusa. Ma della mia voce esigeva di ammorbidire il tono, perché mi accaloravo, era nell'aria però il perdono. Molto tempo si trascorreva scambiando consigli, ma non si fu mai d'accordo nel cucinar conigli.
che io gradivo assai, in casseruola perfetto, ma lei no, la turbavano le mosse del musetto. Nel cambiare l'intimo il suo body era in visione. Il mio pensiero andava alla Venere del Giorgione. Qualcuno potrà dire che era il Botticelli, io però per una questione di rima ho pensato di alterare un pochino... Personalizzare, mettiamola così. E mi era spontaneo ammirarne attonito la perfezione di questo corpo che si stava cambiando l'intimo in ogni dettaglio della sua stupenda costruzione. Quando si parlava degli incerti del sentimento, cioè l'amore non dura sempre, lei ribadiva con calore il suo attaccamento. Non avrebbe mai pensato di cambiare la soluzione, di passare la vita con me, cercando altre persone. Pretendeva però in cambio analogo giuramento, che assumeva per me l'aspetto di un tormento. La fedeltà ovviamente talmente dichiarata che era superfluo che io dovessi giurare ancora. Questa sorte coniugale fu una vera benedizione. Ancora oggi Pina vive in cielo, non ne trovo la ragione. Guardando intorno mi dico, ma fu un merito particolare? No, no, fu immeritata fortuna. A me spetta chi, con la C maiuscola, a me spetta chi ringraziare. Amen. Carolino, io proprio sulle splendide e sentite ed emozionanti parole di questa poesia voglio concludere la nostra intervista, perché in questo modo abbiamo dato la possibilità a chi ci stava guardando di capire non soltanto due aspetti belli, intensi e fondamentali della tua persona e del tuo libro. Quindi grazie per aver condiviso con noi della Book Sprint Edizioni questa esperienza televisiva, ovviamente anche per la prima volta. Io ringrazio anche in quanto per me è la prima esperienza di pubblicare un libro, anche se non è nato in 10 giorni, ma un articolo dopo l'altro. C'è un bel lavoro dietro e si capisce. È nato in parecchi mesi. Bene. E la cosa più bella è averlo qui con noi in forma cartacea, quindi ben venga che ce ne siano ancora altri. Grazie ancora Rino di essere stato qui con noi, di essere intervenuto. Grazie.